pianista più spesso, non ci vorrebbe tanto tempo ogni volta. Ce l'avete voi una cura contro il sudore? Il battello sta caricando. Una volta tanto è in orario. Dottore, fate male come gli altri dentisti, sapete? Beh, quasi. In ogni modo, faccio meno male di un dente cariato rimasto in bocca, buono? E faccio più alla svelta. Uno strappo e tutto è finito. In fondo è il principio della vostra rivoluzione, no? Domani non ci si pensa più. A che cosa? Al vostro dente. La vostra fortuna è che siete straniero, dottor Hench. Non straniero, signor capo della polizia. Inglese. E questo vi permette un po' di solenza. Non troppo. Fino a un paio d'anni fa la sirena del battello mi stringeva il cuore. Gli Stati Uniti, pensavo. E poi l'Inghilterra. Adesso. Ah, finalmente! Un flacone d'etere, dottore, e questa bottiglia. Ah, il capitano dice che se dovete mandargli una lettera vi sbrighiate, perché lui parte fra poco. Fra poco? Sì, aspetta soltanto un passeggero. Sì, vabbè, ho capito. Dottore, io un bicchierino lo berrei volentieri se me lo offrite. Tanto per fare un brindisi. Ah, no, mi dispiace, ma quello è vero etere. Così? E questa bottiglia... Senza di chiodo di garofano. Beh, anch'io nei primi anni del proibizionismo facevo un po' di contrabbando. Bevevo. Ma adesso è roba che non mi interessa più. Né l'alcol né gli altri fortificanti. Non ho più voglia di essere forte. Chiedo scusa. Non bevo più. Non faccio più un cavolo di niente. 10 anni della vostra dannata rivoluzione mi hanno tolto ogni desiderio. Dottore... No, state tranquillo. Io fuori non mi faccio sentire. Non ho voglia di essere bruciato come una chiesa o fucilato come un prete. Ho voglia soltanto di fare quattrini io. Il nuovo tenente è convinto che voi riceviate ancora alcolici. Il nuovo tenente vede il male dappertutto. A partire da un'altra generazione... Quello che si chiama un idealista, dannatamente coscienzioso. Andate in pensione il più tardi che potete, capo. Perché? Perché al vostro posto ci metteranno lui. E dopo quello che ho passato, un idealista. Grazie tante. Dottore, che ne direste del posto di dentista della polizia? Curare i miei uomini, cavare qualche dente ai detenuti. Suppongo che vogliate, come possiamo chiamarla, una quota, Beh, è l'uso, gli appalti si pagano. Diciamo 50-50. Bah, non ci caverai le spese. 60 e 40. Quanto vi dà il tedesco che lavora adesso per voi? Non posso rivelare un contratto ufficiale. Io vi darò il 30%. Su, giù. E vi curerò gratis, Dottore, c'è... Hanno bussato. Avanti! Mi fa male più di prima. Adesso passa subito. Siete voi il dentista? Lo vedete? Potete visitarmi. Beh, no. Forse è meglio che io venga un altro giorno, dottore? Ecco qua, capo, tenete. Capo. Voi lo sapete, io parlo, ma non bisogna darmi retta. Che avete? Mi fa male. Evidentemente. Sedetevi. Già, la gente viene da me Soltanto quando gli fa male un dente. Bel mestiere, eh? Vengono da voi soltanto quando hanno bisogno di voi. È un bellissimo mestiere. Già, la pensavo anch'io così una volta. Aprite, sì. Coraggio, aprite. Ma avete una bocca in disordine come tutti, ma nessuna carie non dovrebbe farvi male. Eppure da 4 anni a questa parte il male non ha fatto che aumentare. Un amico mi ha raccomandato di rivolgermi a voi, solo a voi. Da 4 anni... Sì, va bene, ho capito. Ho detto bene la frase, sì. Così siete voi, eh? Siete in ritardo. Gonzales aveva detto mercoledì. Ma non volevo farmi vedere in città prima del tempo e poi non potevo chiedere di alloggiare. Ah, lo credo bene. Io capisco arrivare all'ultimo momento, ma il battello è già allo scalo. Io mi presto volentieri, finché ho convenienza. Ma non bisogna abusare. Credete che uno si senta tranquillo con questa roba in casa? Ecco, tenete, biglietto e passaporto. Scusatemi, io credevo... Credevo! Non si sa mai cos'è che vince in voi, se la paura o l'imprudenza. Forse la riconoscenza. Ah no! Ma non è per filantropia, che io gioco all'agenzia turistica. A questo punto. Scusatemi, sono un po' stanco. Oh. Posso offrirvi del cognac? Oh, guarda... No, qui no, lo guasteresti. Già come un dente guasto. Sapete, nel mio mestiere si cerca sempre il gioco di parole, la barzelletta di circostanza. Spirito a buon mercato, ma che fa ridere qualche volta. Qualche volta... È con questa roba qui che curate la gente? Oh, non avrei dovuto aiutarvi a scappare. I guaritori mi fanno schifo. Credo nelle lauree io. Non mi resta altro. Non guaritore, rappresentante in farmacia. Ah, sì. Gonzales mi ha spiegato. Avete dei campioni lì nella valigia, eh? Lo sapevo, siete un guaritore. In un certo senso. Beh, in ogni caso avete del cognac. Forse mi farà bene dopo tanto tempo. Soffrite? Voi no? Di che cosa soffrite? Di questo mondo! Degli altri corpi che ho lasciato in Inghilterra, degli altri mondi, delle altre città. Soffro di tutto io, signor guaritore. E in più soffro di me stesso. Robert Hench, dentista, malato, fradicio di sudore e di noia, esiliato in capo al mondo, rovinato dalla loro politica. È sleale farmi bere io. Io ho dimenticato com'è l'alcol. E voi siete fortunato. Partite. E voi perché restate? Perché non ho ancora guadagnato abbastanza aiutando gli altri a partire. E poi mia moglie si sarà già risposata ormai. Non può fare... Ah! Ha solo 5 anni che non le scrivo. Lei mi ha scritto l'anno scorso. No, accidenti no, sono stati 2 anni fa. Beh, si sarà messo l'animo in pace ormai. Non avete bambini? Sì, certo, 2. E voi? Una bambina. Ma non so perché ve lo domandi, perché tanto è tutto uguale. Gonzales, l'avete pagato in oro? Non avevo altro, gli ho dato un oggetto prezioso, molto prezioso. Oh, avete fatto bene, perché sa, se vi avessero trovato con dell'oro addosso sareste stato fresco. Un orologio? No, era tutto quanto mi restava. Non avevate scelta. Dottore, posso chiedervi una cosa? Ah, lo sapevo che ci saremmo arrivati, soldi, no? No. Non avreste per caso del vino da darmi in cambio del mio cognac? No, perché del vino in viaggio ingombra di più e fa meno effetti. Io lo preferisco. No, se si fosse trattato del cognac forse avrei potuto darvi anche un indirizzo, ma... Ecco, sì, sì, datemelo, forse il cognac potrei scambiarlo con del vino. Ma che cos'è, un'idea fissa? Sì. Ah, beh, a Veracruz ne troverete. Resterete a Veracruz, no? No, risalirò verso gli Stati Uniti. Ah, conoscete gli Stati Uniti? Ci sono stato per lavoro. Ah, non che io ami gli Stati Uniti, no. Ma fa sempre piacere trovare qualcuno che sa che cos'è il mondo al di fuori di questo sporco paese. Da quanto tempo siete qui? 15 anni. Uè, mi avete battuto, io sono qui soltanto da 9. La rivoluzione mi ha rovinato. Avevo fatto parecchie economie per tornarmene laggiù nel Sussex. Patatrac! La moneta si svaluta. E così mi tocca far partire gli altri per poter partire io. Un giorno. Alla salute, alla mia, voi non ne avete bisogno, siete salvi ormai. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis. Siete cattolico? No, dopo quello che ho visto, no. Dio ha lasciato fare. Non si può certo dire che si sia mosso. Forse non è colpa sua. Ah, no, forse no. Io non gli rimproverò niente al buon Dio, purché mi lasci in pace. Avanti! Miguel Saavedra, tenente di polizia. Dottor Hench, io vi conosco già, tenente. Mi conoscete? Beh, di vista. Noi guardiamo al nostro tenente di polizia più di quanto lui non guardi noi. Il vostro vantaggio è che avete una sola faccia da ricordare. Ne avete ancora per molto. No, ho quasi finito col signore. Ho dovuto fargli un po' di male, sapete. Ah, è arrivata roba per voi col battello. Sì. Medicinali, regolarmente sdoganati. Senza di chiodo di garofano. Io non sono così ingenuo da credere che col proibizionismo l'alcol sia scomparso dal paese. I contadini lo distillano dal grano. Purché non sia vino. Il vino bianco è grave. Ho dovuto far fucilare l'ostaggio di Salta oggi. L'ostaggio? Sì, abbiamo adottato un nuovo sistema. In ogni paese prendiamo ostaggi. Se veniamo a scoprire che un prete è stato lì, l'ostaggio viene fucilato. Oh, scusate, vi ho fatto male. Un prete? Ma non li avevate fucilati tutti ormai? Tranne quelli che hanno giurato fedeltà allo Stato e preso moglie. Pare che ne resti ancora uno. Il governatore ha ricevuto una denuncia. Deve essere dannatamente furbo, eh? Se è andato avanti così tutto questo tempo. Non ce ne siamo occupati sul serio finora. Adesso il governatore mi ha dato carta bianca, vuole averlo entro un mese, prima della stagione delle piogge. E che prove avete trovato a Salta? Sciacquatevi. Una provvista di vino sotterrata dietro una capanna. Non mi piace fucilare la povera gente. Mi ricordo cosa fanno i preti col vino. Fingono che sia Dio e se lo bevono. Beh, vi sentite meglio adesso? Sì. Quanto vi devo? Ah, no, lasciate stare, tanto dovrò farvi un'altra medicazione. Vi pagate la prossima volta, arrivederci. Buongiorno. Gli avete fatto male davvero? A volte è inevitabile. poi quello è un pulcino bagnato. È seccante perché il mio capo mi ha indirizzato a voi come al miglior dentista della città. Il capo è troppo buono. Comunque è la verità. Sedetevi. Ecco. Siete ben installato. Non mi lamento. In che cosa posso esservi utile? Avrei bisogno di un ponte. Un ponte, benissimo. Aprite? Ah, dove lì in basso a destra. E quei due denti che mancano, cos'è? Un incidente? Una discussione. Ah. L'altro ne ha perduti 3. E in che materiale? In oro, naturalmente. Già, tecnicamente sarebbe la cosa migliore. Ma voi lo sapete meglio di me, tenente, che le leghe autorizzate... Non valgono niente? No, niente. Non molto, ecco. Se voi mi parlate da cliente che vuole un ponte, io vi devo rispondere da dentista. Ecco qua. Questo è tutto quanto ho il potere di fare. Questa qui... questa proprio non ve la consiglio, eh? Questa... ecco. Questo qui è quanto ho di meno malvagio. Lo riservo per i clienti di riguardo. Davvero non avete di meglio? No, tenente. È il titolo più alto consentito dalla legge. Vedete questo dente? Vorrei qualcosa di simile. Il materiale è migliore. Questa qui sì che è una lega. Beh, certo, tenente, se voi mi procurate l'oro. Questo dente non è mio. Beh, allora... è vostro, dottor Hench. L'avete fatto voi e lo sapete. La cosa mi interessa, dottore, ma a voi deve interessare molto più che a me. Una denuncia. Oh, così va meglio. Questa lega contiene oro in percentuale doppia del consentito. No, no, non proprio. Voi dovete capire, tenente, molti dei miei clienti sono persone di alto rango e una dentatura in buono stato è essenziale per una persona importante. Infatti sì, io non lo nego, in certi casi e quando mi veniva fornito il metallo. Se contate sulle amicizie fate un grosso sbaglio. Non ci sono più persone di alto rango qui, ci sono gli onesti lavoratori e gli altri. E se l'inchiesta lo richiederà, state sicuro che andrò a ispezionare anche la dentatura del presidente. Un paese come il nostro che sta rialzandosi in piedi ha miglior uso da fare del suo oro che ficcarlo in bocca ai profittatori. Il vostro traffico è smascherato, dottor Hench. Traffico, via, su, per qualche misero dente. Non si tratta solo di denti. Voi speculate sull'oro e io lo so. Siete avvertito. Ah, un'ultima cosa. Chi è Gonzales? Gonzales. Ripeto, chi è Gonzales? Non è un indovinello, è una domanda precisa. Vi assicuro, tenente, io non lo so. Non mi fate perdere la pazienza! Ammirate la vostra opera e fatevi venire in mente che è un lavoro che avete eseguito per Gonzales, il che significa che lo conoscete. Sì, vabbè, vabbè. Sì, ma come mai? Il vostro amico e complice Gonzales è stato fermato a uno sbarramento di polizia. Un po' troppo presto, secondo me. Sono certo che veniva qui. Gli hanno sequestrato un lingotto d'oro destinato senza dubbio a voi. E poi a casa sua altri lingotti, monete... E io che cosa ci posso fare, tenente? Hanno trovato dell'altro a casa sua. Un calice d'oro. Un calice. Un calice. Solo un prete può averglielo dato. Un prete. Mi auguro per voi, dottore, che non abbiate nulla a che fare con questa storia che non è più traffico abusivo, ma tradimento. Vi aspetto nel mio ufficio fra un'ora. Ah, il porto è sorvegliato. Vabbè, però... Sì, ma... Voglio dire... Il dente. Com'è possibile che lo abbiate voi? I nostri uomini hanno molte qualità, sono coraggiosi, vivaci, però non sanno ancora cosa sia la pazienza. Quell'imbecille di Gonzales lo portavano in prigione e ha tentato di scappare. È stato abbattuto. Troppo presto. A tra poco, dottor Hench. Ci mancava solo questo. Io farmi prendere in giro da un prete. Cos'altro siete venuto a fare voi qui? Non dovete arrabbiarvi, dottore. Il tenente non mi ha visto. Ho aspettato che voltasse l'angolo. Vi siete fatto furbo, eh? Sarebbe ora. Poche chiacchiere. L'oggetto d'oro che avete dato a Gonzales, che cos'era? Un ricordo di famiglia, non ve l'ho detto. No! Non me l'avete detto. Siete uno sporco bugiardo, andatevene! Sì, ma prima datemi quell'indirizzo per il cognac, sapete? Ne avete già. Lo scambierò con del vino. Con del vino bianco da messa? Eh? E allora già perché ci siete? Perché non mi chiedete anche l'indirizzo del panettiere che fa le ostie? Eh? Ebbene, signor curato, signor abbate, padre mio, monsignore, il panettiere che fa le ostie è stato fucilato con tutte le sue ostie. Come Gonzales col vostro calice. Gonzales? Sì! E adesso via, andate, sparite! Un momento. Ma voi siete pazzi? No! Voi non dovete essere pazzi! Signor diario! No! Signor prete! No! Voi non siete soltanto un alcolizzato, un fifone che cerca di scappare con i documenti che io gli ho dato. Siete anche un assassino. Sì, signore. E adesso andatevene! Il vostro battello sta per partire. Mi denuncerete, naturalmente. Lo farei con vero piacere, padre mio. Ma il vostro comportamento è stato così maldestro che non potrei neanche consegnarvi alla polizia. È già troppo che vi avevano visto qui da me. Ma quanto tempo è che vi nascondete? 10 anni. 10 anni? Dalla rivoluzione, allora? Perché non siete scappati anche voi come tutti gli altri? Non tutti scapparono. Ma perché siete rimasto proprio voi? Ah, perché si resta presi, sapete? Si pensa che durerà un mese, un altro mese, al massimo un anno. Le chiese sono state bruciate altre volte. Il tempo scivola via. E poi pensavo un gran bene di me, nonostante tutto. È strano. L'inseguimento è finito, adesso il perpetuo nascondersi, dormire nel fango. Sognare di trovarsi con le spalle al muro è finito adesso. Eppure ho bisogno di bere per avere il coraggio di passare davanti all'ultimo soldato e di salire a bordo. Biglietto e passaporto sono in regola. Sbrigatevi se non volete perdere il battello. Non ci sono che 50 metri. Tra me e il battello, 50 metri. Avanti! Siete voi il dottore? Sì. Cosa c'hai? Ti fa male? È mia madre. È molto malata. Ha le febbri. Mi dispiace, ma io curo solamente i denti. Devi cercare qualcun altro. Ma tutti dicono che sta per morire. Beh, io non so cosa... Passeggeri a bordo, il battello sta per salpare. Siete voi il dottore? No, lui è più dottore di me. Io devo andare, vedo. Devo... È di questo signore che tua madre ha bisogno. È vero? No, stupidaggini, io non sono un guaritore, nemmeno un rappresentante in farmaceutici. Io non potrei curare quella donna, no. Prego, prego. Non avete sentito? Sta per morire. E di voi che ha bisogno? Dicono sempre che stanno per morire. Sempre. Da dove vieni? Da El Catoyan. È lontano? Ho una mula. Mettila sulla mula. Vengo con te. Grazie, grazie. Perdonate il fastidio, dottore. Il fastidio. Il pericolo.